A circa 14 km ad est di Hammamet sorge la cittadina di Nabeul. Con i suoi circa 57.000 abitanti, Nabeul si rivela da subito una città ordinata e pulita. Bella la passeggiata lungo il viale Habib Bourguiba, che dalla stazione ferroviaria conduce 1.300 metri alla spiaggia. Il monumento all'arancia alle mie spalle ricorda che Nabeul è la capitale della ceramica tunisina. In più punti della città è possibile osservare decorazioni e rivestimenti realizzati con la tipica ceramica locale. Mi reco così al mercato di Nabeul per conoscerla meglio. Si tratta di una produzione antichissima, risalente all'epoca fenicia, quando venne introdotta la tecnologia del tornio da vasaio. Con l'occupazione araba nel VII secolo prese forma lo stile ceramico tunisino, influenzato successivamente dall'arrivo dei turchi nel XVI secolo, ed è caratterizzato da motivi geometrici e colori vivaci. La ceramica di Nabeul è conosciuta per la sua alta qualità e per le decorazioni con motivi vegetali e di ispirazione marina. Il mercato, che si sviluppa lungo via Farhat Ashed, è il luogo ideale per osservare gli artigiani locali al lavoro oppure per acquistare spezie ed altri prodotti. Percorro così il Souk El Belgha, ovvero il mercato delle pantofole, caratteristico mercato coperto dove trovare soprattutto calzature e abiti. Raggiungo quindi la grande moschea di Nabeul, caratterizzata da un bel minareto decorato. Torno al viale Bourguiba, non lontano dalla stazione ferroviaria è situato il museo di Nabeul. In esso sono conservati alcuni ritrovamenti archeologici provenienti dall'antica Neapolis, toponimo greco che ha dato il nome alla città. Tra i vari reperti, oltre a bei mosaici, trovò anche delle statue dell'antica dea Tanit, venerata dai punici. In 3 chilometri raggiungo quindi il sito archeologico dell'antica Neapolis. Qui mi trovo tra le rovine dell'antica Neapolis, toponimo greco che vuol dire la nuova città.
È lo stesso toponimo che in Italia ha dato origine al nome della città di Napoli. Neapolis sorgeva sul mare, dove già vi era un centro abitato punico fondato nel V secolo a.C., che venne invaso nel 310 a.C. da Agatocle, tiranno di Siracusa, e distrutto durante la Terza Guerra Punica. Rinacque poi come città romana, dedita alla produzione del garum. L'area archeologica si divide in due zone. Il primo monumento che visito è quello della Casa delle Ninfe, a cui si accede attraverso una strada ancora ricoperta con l'antico basolato romano. Si tratta di una casa privata del IV secolo d.C., probabilmente utilizzata come scuola filosofica. La sua estensione di 1500 metri quadri comprende bei mosaici e i resti di locali ad uso commerciale. Ed eccolo lì il mare, così vicino a Neapolis e così ricco, tanto da trasformare Nabl in un centro importantissimo per la produzione del garum. Il garum, chiamato anche liquamem, era una salsa a base di interiora di pesce fermentate, importantissimo ingrediente della gastronomia dell'antica Roma. Raggiungo così il secondo monumento conservato nell'area archeologica di Neapolis, la fabbrica di trattamento del pesce, installata su di una costruzione punica del III secolo a.C. Sono ancora visibili le vasche, profonde anche 2 metri, dove veniva preparato il prodotto, partendo dagli intestini dei pesci, che venivano lasciati macerare sotto il sole per poi essere conservato in anfore. Anche in questo caso io sono l'unico visitatore di questo sito archeologico. Come Hammamet con Puput, anche Nabl con la sua antica Neapolis è capace però di raccontare una storia antichissima che lega queste terre alla nostra storia, purtroppo sembra una storia poco conosciuta.